Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, siamo con l'Isola di Neve, con l'autrice Valentina Urbano, con il coro dello Slataper e con il maestro che si chiama, signora? Marco Luciano. Poi avremo l'intervista anche col grande sindaco, siamo alla Cubi, grande negozio di libri. Quando sei, e adesso allora, lasciamo parlare l'autrice. Molto orgogliosi di me quando è uscito il primo, perché sapevano che parlavo un po' del quartiere, così... e l'hanno, tutti lo hanno comprato, però c'è questo episodio che mi è rimasto in mente. Una mia amica, una mia coetanea, quindi avevamo 25-26 anni, ha comprato il libro, poi qualche giorno dopo è venuta e mi ha detto: Vale, senti, io ci ho provato a leggerlo perché volevo farti piacere e volevo proprio farti contenta, ci ho provato a leggerlo, ma ogni volta che iniziavo arrivavo a pagina 18 e non mi ricordavo più niente. Questo perché era completamente disabituata a leggere, cioè a leggere un libro che non leggeva da anni, ha provato a leggere il mio per farmi piacere, però era disabituata, quindi non riusciva a concentrarsi sulla pagina. Perciò poi io lì ho capito che in effetti la lettura è anche una cosa che va esercitata, no? Magari negli anni, soprattutto. Bene, lasciamo l'originale con l'intervista delle due ragazze. Devono affrontare veramente numerose difficoltà. Dei disgraziati. Sì. Ma è un modo per farli crescere, diciamo, questo, vero? Secondo me non c'è storia senza un cambiamento, no? Una storia dove non succede, dove non avviene nessun cambiamento nei protagonisti, non ha quasi senso di essere raccontata. Perciò inevitabilmente tutti quanti affrontano qualche sconvolgimento, sia emotivo, sia magari invece a livello di vita, proprio di episodi che accadono. Quindi sì, alla fine tutti quanti, poi io li trovo stimolanti. Per questa grande presentazione ho visto una marea di gente, veramente tantissima. E qua siamo alla libreria Cubi. Alla prima occhiata Delia ti colpiva per la sua bruttezza. Era alta, sfiorava il 1,80 m, magra e così bianca che parava fatta addosso. Con poche forme appena accennate, il volto scavato, gli zigomi troppo alti, la bocca troppo larga. Alla seconda occhiata invece il giudizio si ribaltava. Non era brutta per niente. Era una di quelle che non basta un primo sguardo, le devi guardare due volte per accorgerti che sono meravigliose. Occhi grandi e scuri, un'espressione timida un po' sperduta, chiaramente a disagio. La camicetta abbottonata fino all'ultimo bottone. Così, su due piedi, Letizia decise che Delia le piaceva. E così come Delia, in altri libri, ad esempio anche per Edith fai la stessa cosa, i tuoi personaggi femminili non sono caratterizzati da una bellezza lampante ed immediata, ma da qualcosa di più profondo. Perché? Cioè, mi stai chiedendo perché sono brutte, sostanzialmente? No, ti sto chiedendo perché la loro bellezza non è esteriore. Ma è sempre la stessa cosa. Cioè, io sono sempre stata attratta dalla bellezza non convenzionale. Quindi, anche nelle descrizioni, abbondano molti particolari un po' dissonanti, no? Rispetto poi all'idea che abbiamo di bellezza, ecco appunto Delia, di quella vita che ci manca. La prima volta che il protagonista la vede dice: mamma mia, sembra un chiodo piantato male. E il fratello, ancora più gentile di lui, dice: guardala che vista da dietro sembri tu al fratello. Cioè, quindi una ragazza magrissima, molto androgina, molto alta. In qualche modo anche sgraziato. Poi mi sono accorto che c'era anche il sindaco Rodolfo Ziberne, sì, che è grande, ragazzi. Bene, comunque dice l'autrice che bisogna leggere, non so, ci dimentichiamo. Ed eccolo qua, il grande Rodolfo Ziberna, grande sindaco di Gorizia. Eccolo lì, che si è visto sfrecciare anche le biciclette. Bene, andiamo avanti col discorso. Con poche persone. Nell'alto c'è stato costruito un carcere di massima sicurezza. E perciò la vita degli isolani in qualche modo è anche influenzata dalla presenza di questo carcere, che è come un mostro che incombe su di loro. E sono due tipi di prigionia diversa. Le persone che sono nel carcere di quest'altra isola, che si chiama Santa Brigida, da cui uno dei protagonisti è Andreas. Bene, adesso andremo a intervistare il grande sindaco Rodolfo Ziberna, grande l'autrice, Valentina Urbano. Uno, due, tre.
Ecco, abbiamo il sindaco in centro. Comunque, cosa pensa di questa iniziativa? Ci dovrebbero essere molte più iniziative per attirare un po' le persone. Cosa dice il sindaco? Io molte. Occhio che adesso sto facendo fare, ho commissionato all'ISI uno studio sul numero di eventi che hanno luogo nella nostra città. E penso che quella soglia di 1500 che ritenevamo essere già una soglia molto alta, in realtà l'abbiamo traguardata ampiamente, forse saremo anche sui 2000. Cioè, a Gorizia oggettivamente sono tanti eventi, nel senso che noi abbiamo comunque perlomeno 5-6 eventi ogni giorno, cioè una città da 5.000 abitanti, 5-6 eventi ogni giorno. Il problema è semmai come comunicare alle persone che ci sono questi eventi, perché il 70% dell'opinione pubblica non legge un quotidiano, a Gorizia, e non abbiamo la nostra emittente televisiva, pensiamo Udine comunque per le notizie, per quanto accade sul territorio locale, c'è Tele Friuli, Tele 4 Trieste, Tele Pordenone, a Pordenone, c'è un gap proprio di comunicazione importante, perciò direi certamente importante che questa faccia da Rubi. Loro sono presenti sia a Trieste che a Gorizia. Senta, però Gorizia TV è sempre, però non dica questo. Gorizia TV. Assolutamente, c'è poi c'è anche il Gorizia Lab Magazine. Perciò... Grazie mille, lei è molto 40 gentile. 40 anni di storia, sì. Di presenza tua. Senta, allora... sono importanti queste iniziative, però l'importante è fare in modo che le persone vengano conoscenze. Senta, io ho visto che ha cambiato look, è diventato 20 anni di meno, cosa fa? Solo 20 di meno, perciò più di 20 anni di meno. Più di 20 anni. Quella delle biciclette come va? Stavo osservando adesso che diverse persone... Hai visto persone... come sono passati, Elmo? No, ma c'è anche persone che non sanno, che non conoscono, ai noi, il significato della segnaletica. Sì. No, ma io dico, un esercente mi ha telefonato perché era entrato un po' in bisticciava con una persona che stava correndo con una bicicletta sul marciapiede, e questo ciclista si è anzi pentito e ha detto guarda, ha indicato il segnale. Sì. Perciò, le persone, per lui, un segnale rotondo con base blu e un pedone bianco che è in mezzo non è un transito consentito solo ai pedoni, ma transito vietato ai pedoni. Abbiamo anche di questi. Senta, il sindaco ha detto che finite tra poco i lavori, ci sarà una bellissima pista ciclabile. Ho sentito anche il sindaco dire queste cose. Ha sentito. E condivido. Ecco. Oggettivamente sarebbe stato impossibile mantenere le piste ciclabili in quelle condizioni. Non si possono fare 20 metri, fermarsi, attraversare, fare altri 20 metri. Bisogna necessariamente finire il cantiere. Non si può correre su un cantiere che è ancora aperto. Perciò noi a ottobre, dopo questi di frontiera, incontreremo tutti i cittadini e negozianti che insistono su quel tratto che dovrà essere ancora completato, e con loro condivideremo un calendario dei lavori, e dopodiché il primo tratto che sarà quello appunto quello della farmacia fino al 24 maggio e una quindicina di giorni quello sarà finito, poi entro la fine della prossima primavera finito il resto. In quel momento faremo le piste ciclabili, mentre sui controviali ci sarà una, ciascun controviale, una in un senso, una nell'altra, sino in pratica alla stazione ferroviaria. Qui non le verranno tolte, come sono già state tolte dal marciapiede, e farò una zona a traffico limitato, perciò una coabitazione tra ciclista e pedone, non sul marciapiede, perché no, ma per un motivo molto semplice, perché una persona che esce da un negozio, da un bar, da un'abitazione, ha il sacrosanto diritto di non essere vestita, perciò prima cosa, se si mettono in cuore automobilisti, ciclisti, che finché ci sono io, prima cosa, io tutelerò l'incolumità dei pedoni. Prima, se un ciclista vuole correre a 50 all'ora sul marciapiede, lo farà quando non ci sono io, e se viene beccato viene sanzionato, e se posso anche aumentare le sanzioni anche. Grazie mille. Senta, invece volevo, per concludere, poi la lascio col suo generale, io sono il mio, no? Senta, lei cosa ama leggere? Perché Romoli mi diceva una volta che lui ama i gialli. Io thriller. E lei? Io una volta leggevo tanto, adesso io approfitto soltanto del periodo estivo per leggerò, ammetto, 5-6 libri all'anno di più. Una volta leggevo 30-40 libri all'anno, ma neanche tanti, perché alla fine sono uno ogni 10 giorni. Io i libri li finivo anche in una giornata, cioè finivo alle 3 del mattino. Da Cliff Kessler, Robert Ludlum, sono tutto quelli che questi bei intrighi internazionali, questi spionaggi, questa comunicazione. Per me è il libro è svago, come il cinema è svago. Io non riuscirei mai con un'altra bicicletta, non riuscirei mai a stare due ore a vedere un film di quelli impegnati, perché che piacciono a tantissima gente. Per me, sai, riesco 3-4 volte all'anno a ritagliarmi
un'ora e mezza, due ore per andare al cinema, deve essere appunto due ore e mezza di puro svago i tempi di libro. Bene, comunque io ho sempre detto, chi hai una persona vicino, ho sempre avuto una persona molto intelligente che sa leggere, è da aver paura, perché sanno tutto culturalmente molto elevati. Sì, caro mio. Bene, senta, c'è un sindaco, io la saluto, le lascio fare un buon weekend, però vorrei col mio generale vicino un colpo. Sì, dai. Eccola qua, c'era anche il mio generale col grande sindaco. E salutiamo il grande sindaco col suo generale. Adesso io non so come chiama la sua signora, colonnello, signora, mia cara, ma salutiamo, buon weekend, signor sindaco. Andiamo col coro dello Slataper, col grande maestro, col maestro Marco Luciano. Complimenti per questo bellissimo coro, andiamo col maestro. Luciano, e il coro si chiama Slataper, dei licei Slataper di Gorizia. Grazie mille, complimenti. Grazie. Ciao. Grande Marco Luciano. Ciao, Gorizia TV. Grazie mille e buon successo. Grazie. Salutiamo l'autrice, l'Isola di Neve, Valentina Urbano. Buon lavoro.